Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Eccoci qua con un unboxing di una collector che ho veramente preso a pochissimo, 30 franchi, un 25, 20, 25 euro, Saints Row 4 per PC in questa collector edition. Quindi niente, qua abbiamo, andiamo a vedere velocemente la scatola. Questo gioco io ho il 3, ho preso il 3 da poco, non l'ho ancora finito, su Xbox 360. Questo l'ho trovato per PC e non lo so, visto il prezzo ho preferito prenderlo per PC. Quindi niente, andiamo velocemente a vedere un po' qui com'è. Da questa parte niente, abbiamo la scritta Saints Row. Mi dispiace, ma la scatola è veramente enorme, quindi non riesco a farci stare tutto. Da questa parte invece abbiamo una illustrazione di un piccolo screenshot di gioco, il nostro login, il contenuto di questa collector che contiene, vabbè, il gioco, il pulsantone per distruggere questa specie di pistola futuristica e la nostra statuetta. Da questo lato niente, abbiamo sempre la stessa raffigurazione, quindi bando alle ciance, andiamo a togliere questo stupido cartoncino che mi si incolla su, maledizione. Andiamo a vedere un po'. Ecco, togliendo questo, come potete vedere, via, dietro abbiamo questa bella raffigurazione qua. Così vediamo un po' velocemente come si rappresenta. Ok, non sto qui a fare un unboxing, diciamo, super mega elaborato, perché tanto comunque questa è una collector che tutti noi conosciamo. Merda, ho già fatto un disastro, maledizione. Ok, togliamo la scatola e ci troviamo davanti, ovviamente al contrario, questa bella immagine. Ora andiamo a vedere un po' cosa c'è qui. Togliamo questo cartone e ci troviamo davanti un bel po' di roba, ovvero, adesso non riuscirò a toglierlo, farò un bordello assurdo. Paffete! Abbiamo il nostro disco di gioco. Qua abbiamo praticamente non lo so, è scritto praticamente sblocca il DLC di Saints Row. Qua c'è il codice per sbloccare il DLC di Saints Row. Qui ci abbiamo, ma maledizione, cioè fai pure il furbo, non mi vuoi dare le mie cose, maledetto. Bene, dopo aver fatto questo mega bordello, qui abbiamo il pulsantone dell'autodistruzione, presumo con la nostra chiavina. Infatti qua si apre la chiavina. Tac. Si apre il pulsantone. Il pulsantone è... ok. Togliamo la cosa. Tac. Oh merda. Ma senti che roba. Sì. Posso chiudere? Posso. Ok. Non sapevo di questa cosa. Poi qui abbiamo una pistolina. Ma che cos'è? No, è fichissimo. Ok, qua ci sono le batterie che però vabbè non metterò oggi perché vabbè non voglio fare troppo bordello. Ok. E qua abbiamo la statuetta, che l'hanno messa dentro in questa specie di cosa qua orrenda. Ok, la statuetta è, non so, è un materiale un po' strano, però comunque è fatto veramente bene, ve lo faccio vedere un po' così. Dopo comunque la farò vedere un po' meglio alla fine. Ok, niente, la batteria di questo coso qui la metterò poi dopo, quindi adesso facciamo sparire un po' il tutto qua, per rendere un po' più presentabile la mia postation. Ok ragazzi, qua c'è praticamente il tutto, il contenuto, facciamo una piccola panoramica. Allora iniziamo da questa specie di arma suprema di distruzione di massa.
È fighissimo. Poi lo voglio accendere, ma non lo faccio adesso. Poi passiamo al pulsantone, che è quello che praticamente ho fatto esplodere il mondo con l'interruttorino. E vabbè, qua c'è una plastichetta da cosa. Quella scritta Saint Row, come potete vedere, gravato in cima. Vabbè, devo ancora togliere la plastichetta, ma fa niente. Poi. Quella è la nostra Johnny Cat della Saint Row 4. Però tipo che figata. Wow. Salve. Bella pettinatura. Qui abbiamo prima la scatoletta, qui abbiamo l'altra scatoletta e qui abbiamo praticamente il disco di gioco. Quindi niente ragazzi, questo è un altro unboxing super mega veloce di Genetic DNA e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti ragazzi!